dell'astrazione, perché siccome io tutta la mia opera, a parte quella dell'inizio, quando si comincia, che si va da un maestro e si fa la natura morta, si fa un ritratto, si fa dei ritratti, ma quando sono stato indipendente ho incominciato a curare l'astrazione. E racconto un episodio che è abbastanza significativo per dimostrare che cos'è in realtà l'astrazione, che fa parte di tutta la nostra vita. Pochi anni fa sono stato invitato dal comune di Merano a fare una lezione ai bambini alle scuole elementari. E ho conosciuto una maestra, una giovane maestra molto brava, con cui siamo ancora amici, che li aveva preparati all'arrivo di un pittore astratto. Allora io sono arrivato in queste classi elementari e la prima cosa che un bambino o un ragazzino mi ha domandato è: che cos'è l'astrazione, che cos'è la pittura astratta? E allora è difficilissimo descrivere le astrazioni, perché le astrazioni sono moltissime nella nostra vita. Allora io ho risposto a questo ragazzino e a tutti quanti che erano nei loro banchi, nel loro coso: che cosa mi direste se io, venendo da un altro mondo e non avevo mai visto i fiori, però ho sentito parlare del profumo della rosa? Qualcuno di voi, io non l'ho mai sentito, mi può descrivere com'è il profumo della rosa? E io ero qui, loro erano lì, silenzio assoluto. Poi uno alza la mano e dice: è dolce. E io gli dico: guarda, io di dolce conosco lo zucchero, ma dolce non mi dice che cos'è il profumo di una rosa. E allora silenzio di nuovo. E dopo un po' del silenzio dei bambini, che non sapevano poi come descrivere questa cosa, gli ho detto: vedete, io vi ho spiegato l'astrazione. Il profumo è un'astrazione che non si può dire a parole. Ci sono tantissimi profumi. Io amo molto il profumo della rosa, mi piace molto, come altri profumi, ma nessuno mi potrà descrivere altri profumi. È un'astrazione che arriva direttamente ai nostri sensi e ciascuno la riceve con la sua sensibilità. Allora, un profumo può essere molto bello. Io so che le donne, quando vanno a comprare i profumi, si fanno mettere sulle mani vari campioni per sentire quello che corrisponde alla loro sensibilità. Tutto questo per dire che nel mondo l'astrazione è importantissima. La nostra mente vive di astrazioni e la pittura, che alcuni amano e altri no, e altri non capiscono perché non sono preparati, l'astrazione, se ha nella pittura una sua bellezza, questa bellezza viene trasmessa
a chi la riceve e non viene trasmessa a chi non la riceve, cioè c'è molte persone che non amano l'arte astratta, altre che la amano moltissimo. Questa è una questione della situazione della mente, di una mente capace di ricevere astrazioni o portata più a ricevere delle figure che rappresentano le realtà conosciute. Allora, ci sono dei pittori figurativi, poi il passato, nel passato, nei secoli molto prima del nostro, la pittura era figurativa, però, e l'ho anche scritto, questo qui l'ho detto tante volte, molti pittori hanno rappresentato la figura femminile e nella figura femminile che hanno rappresentato esistono molte astrazioni e anche molte regole come quelle della sezione aurea. Si sa che la Gioconda è misteriosa ed è piena di astrazioni e ha un sorriso appena accennato nella sua dimensione. Sono stati istituiti dei rettangoli che sono rettangoli in sezione aurea. Se l'autore volutamente avesse fatto questa figura con le regole della sezione aurea o no, questo non lo sappiamo. Io, che sono un rapporto molto stretto con la natura è una cosa straordinaria in tutti i suoi aspetti, e sto le mie opere ultime, che sono anche esposte qui, sono anche dedicate alla natura, perché sono alla spirale della sezione aurea, che corrisponde a un numero infinito, 1,6, 3, 8, e continua fino all'infinito. Una